Oggi vi faccio vedere Cloralia, unguento per piedi al karité. Dice emoliente, defaticante, antiodore. Allora, questo è stato comprato in un altro ordine, sempre su Amazon by Bips. E 6 di questi l'ho pagati 23,95 euro. Che cosa dice questo unguento? Allora, intanto è 50 ml. È un unguento per piedi al karité arricchito con oli essenziali di mentolo, eucaliptolo e timo. Azione defaticante grazie all'olio di mentolo e eucalipto, antiodore grazie all'olio di timo, emoliente grazie al burro di karité, olio di mandorle, dice l'olio di karité facilita anche l'assorbimento, favorendone i benefici anche in profondità. Ammorbidente, ridona elasticità e morbidezza alla pelle e ne combatte le screpolature. Super concentrato, formula attiva al 100%, eccezionale anche per gambe e piedi. Vediamo se dice qualcos'altro di interessante. Dice completamente privo di eccipienti e tensioattivi di origine petrolchimica. Applicare una piccola quantità nella zona da trattare. Massaggiare fino a totale assorbimento. Eventuali mutamenti di aspetto e consistenza dell'unguento sono dovuti alla naturale sensibilità alla variazione di temperatura, che non ne altera in alcun modo la qualità. Testato dermatologicamente. E che cosa dice? Dice stop e test sugli animali, energia verde al 100%, impatto zero. Questo, come sapete, è del saponificio Giangrasso che dovrebbe essere lo stesso dei provenzali. Gli ingredienti, come al solito, col cavolo e questa macchina le mette a fuoco perché fa veramente schifo. Comunque, per questo vi prometto che metto tutti gli ingredienti nell'info box così vi fate un'idea se promettono quello che dicono o no. Dice l'imballo è riciclato al 100% e ha un'apertura di 12 mesi. Andiamo a aprirlo. Allora. Della confezione, come tutte le confezioni Floralia, è piuttosto bellina da vedere. Non ci sono informazioni in più, quindi non ve li sto a rileggere. E questo è quanto. Allora qui non so se riuscite a vederlo, ma questo effetto lucidino qui è che ha perso la confezione. Vi assicuro che è chiusa, non è mai stata aperta, quindi ha perso da chiusa. E questo è il prodotto, è super denso. Ah, è salito su. Comunque è super denso. Al contatto col calore della pelle si scioglie e diventa un olio che non mi sembra molto semplice da far assorbire. È un unguento in tutti i sensi, proprio unto, unto. L'odore è di eucalipto e mentolo. L'odore è di eucalipto, proprio di eucalipto. Ci vedete sopra un koala, questo coso, da quanto odora di eucalipto. Proprio vedete un koala che esce dalla confezione. Ok, lo provo e vi faccio sapere. Allora, ciao a tutti. Secondo video su il prodotto Floralia, sull'unguento per piedi. Il prodotto, come prima impressione, vi dico che è molto solido, si scioglie quando lo applicate sui piedi, però onestamente non è per niente facile farlo assorbire. Secondo me l'unico modo per usarlo senza poi andare in giro sgusciando da tutte le parti è metterlo la sera e andarci a dormire, perché se no questo coso. Cioè, lui dice massaggia finché non si assorbe, ma non si assorbe mai. Quindi è
È molto 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 unto, un unguento in tutti i sensi veramente. A livello di efficacia non lo so, nel senso la mattina dopo non ho visto i miei piedi, sembravano quelli di un bambino, però è solo il primo utilizzo, quindi magari tenderò a utilizzarlo per un periodo e poi quando l'ho ben ben utilizzato vi faccio sapere meglio. L'odore di eucalipto, per chi piace e per chi no, è molto mentolato. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti, vi devo parlare della fine di questo prodotto di Floralia, che è l'unguento piedi al karité, emolliente, defaticante, antiodore. Che cosa posso dire di questo unguento? È praticamente finito, mi rimane giusto una, due applicazioni. Allora, la mia recensione nei confronti di questo prodotto è molto positiva, nel senso che, allora, cercando di fare una valutazione dei pro e dei contro, posso dirvi che è veramente, si sta parlando di un unguento, quindi una cosa unta, come dice la parola stessa, quindi diciamo che secondo me il contro di questo prodotto è che è molto untuoso e che secondo me da usare durante il giorno non è adatto perché rimanete tutti impastrucchiati. Io lo utilizzo la sera prima di andare a letto su mani e piedi e poi vado a dormire così durante la notte mi si assorbe e la mattina devo dire che specialmente le mani con cui ho più contatto diretto sono veramente belle morbide. Sono molto morbide, un effetto duraturo, ecco, che non svanisce dalla sera alla mattina, ma rimangono le mani morbide per tutto il giorno. Quindi questo mi piace molto, mi piacciono i prodotti così perché li trovo effettivamente efficaci, cioè con un'efficacia non è un placebo, ma è un effetto appunto duraturo. Ovviamente, come ripeto, a volte se cedete per esempio a darlo è veramente troppo unto, dà fastidio, quindi dovete dosarlo. Sarà durato circa 3 mesi. Niente, forse è una cosa che non mi è piaciuta, però forse è anche inevitabile per un prodotto così. È il packaging, non so se si potrebbe fare in modo diverso, però essendo una cosa molto unta, la parte esterna è bella unta, rimane unta, non è, è tutto appiccicoso se lo sentite, e poi andando a aprirlo e a infilarci le mani dentro, diciamo che non è molto molto igienico. Però non so, un prodotto con un unguento non credo che possa avere grandi altre alternative, come tipo di packaging, perché ovviamente in una bottiglia questa cosa è molto solida e quindi chiaramente non potrebbe andare bene una cosa con che si spreme, probabilmente rimarrebbe troppo solida all'interno, una cosa con una pompetta uguale non uscirebbe. Quindi non, in effetti non vedo molte altre alternative, però diciamo questo magari è un conto. Non mi sembra di ricordare altro, se c'è qualcosa magari ve lo scrivo e nel frattempo vi mando un saluto. Ciao!